Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giulio Muscoli Vida. Oggi sono carichissimo perché finalmente torno a Roma. Oggi sarà un video in cui viaggerò, quindi sarò nei vari aeroporti, perché torno a Roma, torno a casa, manco da quasi un anno. Io sono cresciuto a Roma, ho tutti i miei amici là, andavo a scuola lì, liceo, medie, elementari, tutto fatto a Roma, quindi è da un anno che ci manco, ma oggi ci ritorno solamente per un paio di giorni per fare il Capodanno con i miei migliori amici. Sono carichissimo, non vedo l'ora di partire, mi vado un attimino a sistemare e iniziamo col vlog. Sto facendo qui la valigia che mi porterò appresso e guardate, praticamente la metà delle cose sono cose per voi per registrare, che vedete qua i vari caricatori, il tripod per le telecamere, le due telecamere, questa è quella che uso per fare i vlogs, questa invece è quella che uso per fare le foto che vedete su Instagram, ovviamente. Le mie varie cose per studiare, se volete che faccio un review degli accessori che utilizzo, fatemelo sapere nei commenti e vi faccio capire perché uso due camere diverse e poi vestiti e lifting straps in caso riusciamo a farci rientrare una sessione in palestra. E tutto sistemato, siamo pronti alla partenza. In realtà è sempre strano da quando non abito più a casa dire addio ai genitori, perché alla fine li vedi pochissimi giorni all'anno. E quindi ogni volta che li vedi poi te ne vai, è sempre abbastanza triste. Comunque adesso sto camminando verso Plaza Catalunya dove andrò a prendere l'autobus per andare all'aeroporto e niente, vi faccio vedere un po' la città. E siamo oltre la security, ragazzi, passati senza problemi. Comunque ricordate prima che vi ho detto che ero carichissimo, però non vi ho detto che in realtà sto un po' male. Quindi scusate la fascia cadaverica che c'ho in questo momento, però rimaniamo positivi, saremo a Roma fra 2-3 ore, non vedo l'ora, cazzo, ragazzi. Che esempi di ingegneria, ragazzi, mamma mia. Abbiamo trovato la porta. 3 hours later. E siamo arrivati a Roma, raga. Come al solito siamo atterrati a Ostia, abbiamo fatto taxi fino a Roma. Succede sempre. Comunque adesso mi sa che devo iniziare a parlare romano. Vediamo un po' se c'è qualcuno che ci aspetta. Ma che quello del cinese. Ma che Raga, c'è una bella luce comunque, eh. Mazza. Ma che? Non è. Sì. Boh, ieri invece era bel tempo, una bella giornata, noi siamo andati. Che avete fatto? Ma scritto alle 8 del mattino, alle 8 del mattino ho fatto. Non riesco a svegliarmi, non mi risponde il corpo, tipo sei un coglione. Io sono svegliato alle 9 e non ci Ma ancora usi quello? Per noi, ah. Parlo con ripetizioni, ma più di quello sì. Io ce l'ho che gli amici c'è tutto. Vabbè, ma zii, in Inghilterra il rent, cazzo, per pagartelo da solo è tosto, eh. Mia sorella lo fa. Sì, c'ha un lavoro, c'ha un lavoro, c'ha un lavoro. Anch'io l'anno scorso che lavoravo ce la fai, ma da studente non puoi. Pure un'altra cosa, tipo, ti darà perché a marcia che? 3 times less than what I was. Yeah. And his apartment was so much more high class than mine. Yeah, it was insane. C'aveva la palestra in casa, raga, porco due. Era figo. È vero. Oh. Che è? Devo mettere tutto il kit in casa. E siamo arrivati sotto casa dei Sammy. Yeah, roba. Vi faccio vedere la vista. Guardate che vista, ragazzi. Da fuori casa di Sammy, che c'ha un terrazzone qui a Monte Mario, si vede praticamente tutta Roma e posso fare una super foto con Roma dietro. E quindi niente, siamo arrivati a casa di Simon, finalmente a Roma, la mia grandissima città, la capitale.
ho passato troppi anni qua, sono contentissimo di essere tornato. Comunque io sono stato a digiuno tutto il giorno, non ho ancora mangiato nulla, ho bevuto solamente un po' di caffè, adesso sono quasi le 5, quindi mi sa che prepareremo qualcosa da mangiare. Forse cucina Giovi, che è quello bravo a cucinare. E niente, noi ci sentiamo dopo. Vabbè, devo essere già detto. Interrompo. Ho detto, ho pulito la... E siamo in cucina di Sammy, mi sono appena cucinato quella pasta che avete visto. Eccomi qua. Purtroppo, solo pasta, perché Sammy non ha niente di proteine, non c'aveva niente in casa. Vedi, Sammy? Che c'hai da dire? Sì. Sono appena arrivato qua, quindi boh, ancora ho fatto shopping. Quindi, niente gains, mi sono fatto un piatto di pasta, un po' di carboidrati. Vedremo più tardi se usciamo e riesco a comprare un po' di proteine, ma la vedo dura. Speriamo bene. Intanto mi godo la pasta e ci vediamo dopo. Abbiamo quasi risolto la faccenda delle zero proteine in casa di Sammy. Siamo andati un attimino al supermercato e ho comprato, vi faccio vedere subito, qua ovviamente le uova, queste... ottima fonte di proteine, 6 grammi a uovo, 6 grammi di grassi. Se mangiate gli albumi, 6 grammi di proteine e 0 grammi di grassi. Poi questi yogurt qua, 0.1% di grassi. Purtroppo non so bene, di solito preferisco lo yogurt greco 0%, però non ci stava e quindi in questo caso ho preso questi qua normali. Poi ovviamente un pro di Bresaola, questo sì, i salumi, se prendete i salumi provate a trovarli magri e questo hanno sulle 30 grammi di proteine per 100 grammi. E poi due scatolette di tonno. Quindi come vedete qua tutte fonti di proteine. Comunque adesso sto capendo, poveri voi, noi in Inghilterra abbiamo una scelta incredibile, qua a Roma è abbastanza difficile trovare delle proteine. Detto questo, noi stasera non so che facciamo, Sammy sta a fare il bulk con la sua pizza. Yes, baby. Ci vediamo dopo. No.